Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi nel mezzo delle top ruolo per ruolo vi porto due squad builders post aggiornamento che secondo me sono molto molto validi e che per i quali non dovete andare a spendere una vagonata di crediti, visto che ci attestiamo più o meno sul milione, milione e mezzo di crediti per entrambe. Il portiere della prima squadra è Ziz Donnarumma, ovviamente lo conosciamo bene, giocatore che anche per quanto riguarda i legami d'intesa ci dà un bel boost, e poi 1,96 m di giocatore che quindi è molto efficace sia per quanto riguarda i tiri da fuori ma soprattutto per le uscite 1v1, quando c'è da arrivare a cannone sull'attaccante che appunto porta palla in volato, lui copre molto bene lo spazio. Altro giocatore che per legami d'intesa inseriamo, ma che secondo me possiamo fare un discorso analogo alla Cancelo del video dei terzini, e Hakimi, perché dopo la patch è rinnovato in quella che è la conduzione palla, perché è un fulmine anche quando si tratta poi di dover coprire. E 4-4, alto normale il work rate, 1,81 m. Pecca chiaramente leggermente nelle stats difensive, soprattutto in forza e aggressività, però ovviamente è un compromesso per avere un giocatore che magari ci dà un po' più di qualità in fase di possesso che piuttosto di non possesso, però in questa squadra secondo me si sposa molto bene. Primo difensore centrale che incontriamo è Eder Militao, nella sua versione oro, anche lui un po' alla Tomori, è rinato dopo l'aggiornamento perché è uno dei quei pochi difensori centrali che parte con tanta velocità e poi è anche lengthy, quindi ancora meglio. Lui insomma ve l'ho presentato diverse volte, lo conosciamo benissimo, stats difensive della Madonna, pecca leggermente in forza però ha una grande aggressività. E a questo punto abbiamo visto Hakimi, abbiamo visto Militao, non posso che non inserire Marquinhos. A questo punto vi chiederete come mai mancava nella top dei difensori, lì parliamo dei migliori 10, lui probabilmente a ridosso di quei 10, però quest'anno pecca rispetto alla versione che aveva l'anno scorso che era illegale. 1,83 m, normale alto, è discretamente veloce, ha dei buoni passaggi, con l'L2 si muove bene, stats difensive top, forza 80 e aggressività 83 non sono manco male, chiaramente nella sua versione IF così come nella sua versione base. Terzino sinistro, Ferland Mendy, ovviamente ve ne ho già parlato, non ha bisogno di presentazioni, io lo reputo al momento uno dei migliori terzini del gioco e quindi anche per legami d'intesa andiamo a mettere lui. Passando a centrocampo, una new entry, perché questo qui è una hidden gem clamorosa e sto parlando di Derkait. Alto alto, il suo work rate 1,83 m, può fare benissimo la mezzala ma anche il centrocampista più difensivo con un mediano puro a fianco, 4 skill e 3 di piede debole, è veloce, c'ha qualità di passaggio, si muove bene con l'L2, pecca leggermente sulle stats difensive ma neanche troppo, e ha anche una discreta forza e una buona aggressività, quindi lui straconsigliato. Così come sta passando un po' troppo in sordina questo Tchouaméni, perché al momento è 84, 1,87 m, normale alto, ma lui sta per diventare 86, perché a meno che la Francia non commette un crimine non vincendo neanche una partita dei gironi al mondiale, lui diventa appunto 86 con un +1, vista la sua versione One to Watch. Passaggi della Madonna, statistiche difensive top, buona la forza, buona l'aggressività, con l'L2 non si muove manco male, e secondo me è un medianazzo di quelli veramente puri che fa la differenza, soprattutto il rapporto qualità-prezzo. Passando al reparto offensivo, ma in realtà con Messi che poi vi scala a centrocampo in un ipotetico 4-3-2-1, troviamo proprio la Pulce, che anche lui dopo la patch corre sicuramente un pochino in più, anche se comunque fa un po' di fatica, perché non è il Messi che conosciamo e al quale siamo stati abituati negli anni passati, però vi dà tanta qualità lì in mezzo al campo, dove l'ho giocato anche io per tanto tempo, e soprattutto quando c'è da fare l'ultimo passaggio o un tiro da fuori, sentite di avere quel Messi messo là. Prima punta troviamo Alouayran, giocatore spaziale, dopo la patch questo è praticamente il terrore dei sette mari, perché straveloce, skill, piede debole, quando si tratta di dover finalizzare c'ha anche 89, quindi bene, agilissimo, lui è veramente straconsigliato, il giocatore più costoso di questa squadra ma vale fino all'ultimo centesimo. A fargli compagnia una carta che secondo me anche qua passa un po' in sordina è sto Boufal, Path to Glory. 4-4, 1,75 m, non mi esprimo sul percorso del Marocco ai mondiali perché solamente Eto'o ha detto che arrivava in finale, ma insomma, fa anche un po' ridere, no? Poi potrebbero essere la sorpresa, non lo sappiamo, però sto Boufal c'è una bella carta perché è esplosivo di corsa, è veloce, ha un discreto tiro, ha dei buoni passaggi, è stra-agile, quindi nel 4-3-2-1 con Alouayran centrale, sto Boufal a fargli compagnia lì laterale, secondo me va che è una meraviglia.
E a chiudere dall'altro lato abbiamo un altro giocatore che con la patch fa i buchi, che è Vinicius, perché visto che c'ha quel 95 di velocità lì, che è un attributo che non tutti hanno, veramente si sente e come. Quindi lo conosciamo benissimo, 5 di skill, 4 di piede debole, io completo questa squadra con Vinicius. Ovviamente tutti al massimo d'intesa, qui vedete punti esclamativo perché ai giocatori sperimentali non ho cambiato ruolo, però questa è una squadra con 33 d'intesa che vi portate a casa più o meno con 1,5 milioni e secondo me vola. Ma passiamo alla seconda squadra, che si inaugura con un'altra presenza tra i pali assolutamente nota, che è quella di Thibaut Courtois. Per me la carta oro portiere in assoluto più forte di quest'anno, veramente solidissimo Courtois, è quasi 2 metri, quindi interviene bene sia da fuori anche lui che nelle uscite, poi è del Real Madrid e quindi già capite qua che vi dà una serie di link interessantissimi. E il primo giocatore che linkiamo è proprio Carvajal, terzino destro nella sua versione Path to Glory, di cui vi ho parlato benissimo nel video sui terzini, veloce, difensivo al punto giusto, conduce anche discretamente il pallone e soprattutto upgradabile. Militao anche qua come difensore centrale, perché per non farci mancare mai niente il prezzemolino Militao ce lo andiamo ad inserire. E troviamo poi a fargli compagnia Fikayo Tomori, anche lui presente nel video dei difensori centrali più forti del gioco al momento, fortissimo, perché è straveloce, è fisico, non lo sposta praticamente nessuno col body type che si ritrova, 85 di aggressività, 86 di forza, tutti i parametri top. E proprio perché abbiamo messo Tomori, andiamo avanti con Theo Hernandez, anche lui presente ovviamente nel video dei terzini, perché noi faccio il video dei migliori giocatori e poi vi faccio la squadra di Pippe, sarebbe folle. Tanta roba, dicevo, quindi a fargli compagnia, a chiudere questo reparto difensivo, mettiamo il terzino sinistro del Milan. A centrocampo ancora la presenza di Tchouaméni, perché si linka benissimo, che è francese, del Real Madrid, eccetera eccetera. Una new entry invece è quella di Nicolò Barella, anche lui giocatore secondo me a tutto tondo, alto alto, 3-3 è l'unica sua pecca, perché poi è veloce, è tecnico, ha ottime stats difensive, 85 di aggressività ed è un bel mastino. Così come un bel mastino pur su Modric, che tanti magari non si sono cagati, però è 1,72 m, è 4-4, è molto tecnico perché ha dei passaggi della Madonna ed è super agile. Statistiche difensive comunque accettabili per un giocatore che deve fare la mezzala o comunque aiutato da uno Tchouaméni in fase difensiva. Ha anche un buon tiro, quindi a completare il reparto io ci inserisco lui. Davanti invece il primo giocatore che troviamo è Ousmane Dembélé nella sua versione IF, anche qui piccato, vogliatemi bene, 85, 5 skill, 5 piede debole, veloce, molto tecnico, pecca un po' in finalizzazione, ha dei buoni passaggi ma soprattutto corre come un treno, quindi lì sulla fascia a piottare è l'ideale. Come punta ci mettiamo Lukakone nazionale Path to Glory, perché questo qua secondo me almeno un upgrade lo prende, qualora dovesse succedere l'irreparabile che il Belgio va avanti diventa un treno. Cosa che è già comunque, perché è molto veloce, c'ha Lengti, una finalizzazione della Madonna, un buon passaggio, chiaramente non vi aspettate che sia Beyeder palla al piede, visto che ha 99 di forza e 64 di agilità, però secondo me il suo lo fa, altrimenti si potrebbe anche pensare di mettere Dzeko, però qualità prezzo volevo dare un try a sto Lukaku. E infine la squadra la andiamo a chiudere, anche in questo caso con la presenza di Vinicius Junior, che è lì messo in fascia a correre, è devastante. Anche qui giocherei con un 4-3-2-1 o comunque si può anche fare un 4-4-2. Raga, per questo video è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di queste squadrette, se c'è qualche giocatore che battizza, vi ricordo in descrizione tutti i link e la piattaforma viola dove sono live ogni giorno, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, Antonio Liberoschi, ciao!